Bene, grazie dottor Santarelli, che come sempre ci ha fatto un quadro preciso, puntuale di tutti quelli che sono, diciamo, tutta quella che è la situazione a livello regionale rispetto ai finanziamenti, rispetto alle opportunità, rispetto agli antefatti e rispetto anche al futuro. Bene, ora passiamo alla parte di interventi dei soggetti che fanno parte della rete di governance. Io prima ho accennato, iniziamo così per rompere il ghiaccio con Aires, che il cui cognome non lo so pronunciare, dopo lui lo dirà meglio. Comunque Aires è il consigliere aggiunto che è stato recentemente nominato, eletto al Comune di Loreto, nonché rappresentante dell'Associazione Brasile Marche. Prego. Segue un tipo di percorso molto diverso
di quanto uno ragiona con la pancia. Però non viene mai, non si può dimenticare che istintivamente ragioniamo con la pancia. L'istinto è qualcosa che è più forte che l'idea. Dunque, andando un po' controcorrente, io vorrei dire questo, che il sentimento di respingimento, non parlo degli italiani, degli autoctoni in generale, verso lo straniero, è il sentimento primario, è la prima sensazione che uno ha quando arriva uno straniero, dovunque uno sia, ops, fermo lì, aspetta un attimo, e poi viene il sentimento di accoglienza. Il professor Umberto Curi, uno dei più importanti filosofi italiani, ha scritto un libro straniero e ha ragionato sull'aspetto filosofico dello straniero e ha, secondo me, dimostrato o ha proposto un'idea molto convincente che il sentimento di respingimento e quello dell'accoglienza sono due sentimenti per quanto riguarda l'idea di stranietà, di straniero, che fanno parte della stessa moneta. Se viene preso in considerazione solo uno, sarà sempre un ragionamento, anche se giusto, molto limitato. Dunque, non si può dividere le due cose. Dunque, quando penso agli italiani che sono arrivati in Brasile, loro sono arrivati in Brasile, il Brasile è stato uno degli ultimi paesi a abolire la schiavitù alla fine dell'Ottocento. Quando è finita la schiavitù, sono stati gli italiani che sono arrivati per costruire il Brasile. Non sono arrivati e non sono stati offerti a loro l'albergo, non sono arrivati con le tasse. È stata offerta a loro una vita difficilissima. Cioè, c'è questo pezzo di terra qui con una natura tremenda, difficile. E loro hanno sofferto tantissimo. Certo, dopo poche generazioni sono diventati quelli che hanno dominato, nel buon senso, il Brasile, sono diventati delle figure in qualsiasi ambito. Gli italiani hanno avuto un ruolo importante in Brasile, soprattutto in San Paolo, nel sud del Brasile. Dunque, quello che ha fatto grande gli italiani, gli stranieri italiani in Brasile, non è tanto quello che hanno ricevuto, ma quello che hanno portato. Credo che anche gli stranieri possono ispirarsi, gli stranieri che arrivano in Italia, agli italiani, gli stranieri arrivati in altri paesi, in parte del Brasile, che è quello che conosco meglio. La sfida, le difficoltà, quello che uno porta come straniero, è il grande è il valore che poi lo straniero acquisisce, non quello che riceve dal paese. A volte uno pensa, bisogna che ci sia un vero incontro di necessità. Cioè, la montagna italiana è un po' disabitata, ci sono dei lavori più difficili. Non credo che sia illegittimo pretendere o chiedere allo straniero: guarda, voi state partendo, state lasciando una situazione di guerra, di difficoltà. Cioè, fare leva su quella tigna, su quella grinta che ogni straniero ha, e valorizzare quello e pretendere a loro di sapere che arrivano in un paese di una cultura diversa, dunque questa cultura viene conosciuta, viene rispettata, se possibile anche amata. Forse a volte il comunismo non gioca a favore nostro, degli stranieri. È importante anche pretendere, questo non fa più piccolo lo straniero, è più grande. E qui però faccio una parentesi che è grande come una casa e è l'obiettivo principale di questo mio intervento. Un ragionamento applicato ai bambini. Allora, la maggior ricchezza che l'Italia può ricevere potenzialmente sono questi bambini stranieri che arrivano. Se si dà amore, se si conquista il cuore di questi bambini, se si dà gli strumenti di crescita, questi saranno
come è successo per esempio in Brasile, i cittadini più valorosi, i futuri cittadini italiani più valorosi sono quelli che quando sentiranno l'inno nazionale, Fratelli di Terra, il sangue li morirà, sono i soldati che saranno più coraggiosi, che lutteranno per difendere l'Italia, si sentiranno profondamente italiani senza rinnegare la propria origine, come hanno fatto, come esempio, gli italiani in Brasile, che continuano a amare l'Italia, a sentirsi italiani, ma sono grandi brasiliani. Vi faccio anche un avvertimento nel mio piccolo: non c'è un pericolo maggiore che fa crescere futuri cittadini risentiti. Allora, indipendentemente dalla questione morale, della questione di solidarietà, indipendentemente di questo, per un ragionamento di puro interesse o anche di sopravvivenza, investite sui bambini, i bambini stranieri, i futuri cittadini italiani, e l'investimento che tornerà a voi più valoroso, saranno investimenti che di un ritorno più garantito. E fate molta attenzione per non creare dentro casa delle persone che non amano il paese dove saranno cresciuti. È un grosso pericolo. L'Italia, io lo so, ogni paese, cioè la parola madre c'è in tutte le lingue, però non c'è un paese in cui la parola mamma, penso che se ci fosse solo una parola per rimanere, ogni lingua avesse diritto di avere soltanto una parola, quella italiana sarebbe secondo me mamma, cioè non sarebbe quella tedesca, la tedesca o quella inglese, sarebbe un'altra, Arbeit o non lo so, in Inghilterra, qualsiasi qualcos'altro negli Stati Uniti, ma in Italia veramente questo concetto, questo sentimento che viene fuori quando uno sente o pronuncia la parola mamma, io dai paesi che conosco non c'è niente che si paragoni. Dunque, applicate questo sentimento, trasferite questo, fate conoscere questo sentimento a questi bambini, a questi cuori ancora che devono formarsi, conquistate questi cuori e avrete il regalo più grande e la forza più grande che potete avere di questi problemi. Certo, anche problemi di questo flusso di persone che arrivano in un momento di difficoltà. Bisogna accogliere in primis, accogliere questo sentimento di disagio degli italiani. Cioè, è legittimo, ma tutte queste persone che arrivano qui, è naturale, è umano. E poi non è solo italiano, come voi vedete, anche nel paese di tradizione, di accoglienza, c'è qualcosa che sta cambiando. Dunque, questo, prima bisogna cogliere questo sentimento dei propri italiani e dopo, per superarlo, bisogna essere accolti, per poter superare. Se viene negato, se viene ridicolarizzato, se viene non considerato, e sarà quello che sarà il sentimento dominante, che poi istrumentalizzato si per altre fine. Dunque, per coloro che vogliono, che riconoscono il valore del potenziale degli stranieri, bisogna lavorare anche su questo sentimento naturale di istintivo di spingimento verso queste persone che possono, secondo me, sono potenzialmente una grande opportunità, una grande ricchezza per il futuro di questo paese meraviglioso che è il vostro paese.